Nel video di oggi proseguiamo il percorso iniziato coi Capricci, esplorando ancora più a fondo il lato oscuro del genio, Francisco Goya. Il pittore, sul finire del 1700, si ammala gravemente, probabilmente a causa di un'intossicazione dovuta al piombo dei colori. Goya viene quindi ospitato a Cadiz dall'amico Sebastián Martínez. Dopo la prima grave malattia, scene oscure e soggetti drammatici divennero protagonisti della sua arte. La tragedia e la disperazione umana pervadono il cortile del manicomio, un piccolo capolavoro poco noto, fortemente disturbante, che stiamo vedendo adesso. Goya, nel 1793, è quasi completamente sordo. Il pittore deve chiedere un permesso all'Accademia per recuperare la salute. In una lettera indirizzata al segretario, egli scrisse: aperte virgolette, per occupare la mia immaginazione mortificata nella considerazione dei miei mali e per risarcire in parte le grandi spese che ho affrontato, mi sono dedicato a dipingere un insieme di quadri da salotto in cui sono riuscito a fare osservazioni che generalmente le opere commissionate non consentono e in cui il capriccio e l'invenzione non hanno limiti. Chiuse virgolette. Soffermiamoci brevemente su queste parole. Goya, che aveva già superato il neoclassicismo e risultava in anticipo su Courbet, Millet e Delacroix, si vedono i video dedicati, fa leva su una questione di cruciale importanza. La commissione vincola in parte o completamente l'artista, imprigionandolo dentro regole e schemi predefiniti. Libero dagli impegni ufficiali, viceversa, la sua creatività non ha più limiti. È finalmente libero di poter esprimere la propria arte nella sua essenza più autentica e pura. Il capriccio e l'invenzione, infatti, non hanno più limiti imposti da fonti esterne. Ogni cosa, anche la più inquietante e spettrale, emerge prepotente dal profondo delle viscere. Queste parole segnano l'inizio di una nuova fase della sua carriera pittorica. Il nuovo Goya è un artista onirico e visionario, capace di scavare nella miseria umana e di denunciare i mali della società. Si tratta, a tutti gli effetti, di una rivoluzione stilistica e contenutistica. Scene di umana sofferenza e disperazione, nelle quali non vi è alcuna cura per i malati, né speranza e consolazione per i disperati. La sperimentazione lo porta a immaginare nuovi inquietanti scenari: incendi, naufragi, interni di manicomio, morti violente. I riflessi più oscuri del regime del terrore in Francia. Capricci, follie, stregonerie, disastri della guerra, fino alle pitture nere della Quinta del Sordo. Ogni figura sembra gravata da un tragico presagio, sottolineato da luci e ombre. Francisco Goya smaschera e mette a nudo tristezze e miserie di una civiltà corrotta nei valori e decadente nei titoli. I nobili spagnoli erano attraversati da un forte senso di angoscia per la fine imminente. Ben presto, la rivoluzione francese avrebbe fatto cadere teste e corone. Goya si fece interprete di questo sentimento, agendo quasi da storico, in rapporto ad un passaggio epocale. E lo fece in modo sottile, mai banale, completamente originale e straordinariamente geniale, attraverso la sua arte. In questo, riuscì ad andare anche oltre i suoi miti, come il Tiepolo, Leonardo e Tiziano. I titoli nobiliari crollano sotto la forza dei lumi, della ragione. Quest'ultima, però, si rivela anch'essa fallace e contraddittoria. Ogni volto cela l'ansia e la preoccupazione per un futuro incerto. Questo è il percorso fondamentale per poter comprendere le serie dei capricci, follie e stregonerie. Vediamo adesso brevemente un tema trattato più volte dal pittore, quello del cannibalismo. Esseri umani privati completamente della ragione e ormai in balia degli istinti animali. Nella prima tela con protagonisti cannibali bastano pochi tratti essenziali ma espressivi, le ombre e i tocchi di rosso sui cadaveri, per restituirci una scena macabra. La follia viene celebrata dalla posa e dal ghigno di soddisfazione dell'uomo trionfante in piedi a destra. L'opera gemella amplifica questi elementi, proiettando la follia umana in una surreale dimensione preistorica. L'uomo al centro, regredito a ominide primitivo, esulta stringendo una mano e una testa mozzate. Goya
Goya affronta e sviluppa la follia umana in diverse declinazioni. Il manicomio è il tema principale che tratteremo in questo video. Analizzeremo le soluzioni artistiche, quindi il pensiero filosofico e morale, e le vicende autobiografiche del pittore. Il cortile del manicomio è un piccolo ma significativo dipinto che il pittore realizzò tra il 1793 e il 1794. Atmosfera terrorizzante, luce fioca, due uomini al centro. Si battono come bestie, mentre un guardiano del tutto insensibile cerca di riportarli alla realtà con una frusta. L'aspetto più inquietante? Il quadro è tratto da una storia realmente accaduta, una vicenda osservata dal pittore in prima persona in una visita in clinica psichiatrica a Saragozza. In una lettera del 1794, indirizzata al suo amico Bernardo di Iriarte, Goya scrisse che il dipinto rappresentasse un cortile con dei matti. Due di loro che combattevano completamente nudi mentre il guardiano li picchiava e altri che indossavano dei sacchi, una scena che aveva visto personalmente a Saragozza. In un cortile aperto, trasfigurazione del reparto di psichiatria dell'ospedale Nuestra Signora Grazia di Saragozza, Goya ha dipinto un gruppo di pazienti. Al centro della composizione, due di loro combattono nudi, con feroce vigore, come se fossero due lottatori greco-romani. Evocando così l'arte classica. Qualcuno li acclama, il vigilante tenta di riportarli all'ordine con l'unico modo che conosce, la violenza della frusta. Queste persone indossano delle casacche bianche, che Goya definì sacchi nella sua corrispondenza. Dopo il combattimento, la scena di violenza in una struttura piramidale, ci rendiamo conto che Goya vuol dirci anche altro. Vi sono due personaggi che catturano la nostra attenzione. Due stereotipi che qui assolvono specifiche funzioni. Iniziamo da quello che incarna l'angoscia e il terrore. Il personaggio a sinistra è in piedi, con le braccia conserte e fissa direttamente lo spettatore, contratto in una smorfia di puro terrore che anticipa in qualche misura il grido di Edvard Munch. Anche il secondo personaggio fondamentale, quello più a destra, esaspera questi aspetti, divenendo una sorta di idolo Tiki pietrificato. In questo caso, però, il tono e le sfumature differiscono. Nonostante il gelo attraversi questa persona, malnutrita, malvestita, abbandonata a se stessa e chiusa in un ultimo intimo raccoglimento, stavolta l'espressione dell'orrore lascia il posto a qualcosa che forse è ancora più spiazzante e doloroso, un ghigno sarcastico stampato sul volto. Il verde ci segnala il personaggio in livrea in lontananza, calmo e apparentemente indifferente. L'unico ad essere completamente estraneo alla scena, per comportamento e vestiario, con la testa rivolta verso il muro. Nel quadro, il pittore utilizza con maestria la luce in senso simbolico e per costruire l'atmosfera. La luce che illumina la parte superiore della scena e quella che filtra dalla finestra con le sbarre nella parte inferiore del dipinto, sfumano i contorni, rendendo meno visibile l'angolo d'incontro delle due pareti. Tutto ciò produce una visione unitaria dello spazio, volutamente oscuro e indefinito, chiara allusione alla condizione nella quale versano i poveri pazienti, al buio della loro limitata capacità di ragionare. Francisco Goya rivela e denuncia la tragica realtà del manicomio, un'istituzione corrotta, sporca, sovraffollata, claustrofobica, una vera e propria casa del terrore. Insomma, le persone hanno perso la bussola e non vi è più alcun interesse per l'essere umano. L'unico interesse è unicamente il denaro. L'opera, allegorica e autobiografica, brilla per l'impianto geometrico e l'utilizzo della luce. I detenuti, incatenati, sono circondati da mura altissime e invalicabili. La misura della loro sofferenza è data dal pesante arco di pietra. L'ambientazione risulta spoglia e minimalista, un luogo arido e gelido che rappresenta l'ultimo viaggio dell'anima. Questo è il senso del quadro, l'assenza di speranza. La luce, per ciascuno dei protagonisti, non sarà mai raggiungibile. Il lavoro risulta ancora più interessante se consideriamo che non venne realizzato per nessun esponente della nobiltà spagnola. Non vi fu, infatti, alcun committente. Il quadro è frutto di una libera ricerca artistica del pittore che, ormai svincolato da bellezze idealizzate e dettami neoclassici, si concentra attentamente sul delicato rapporto tra il dato reale e quello fantastico. Mentre Goya lavora al dipinto, parallelamente,
La diagnosi della malattia sopraggiunge spietata. I rumori nella testa e la sordità peggioravano. Una condizione di grave disagio, capace di causare anche ansie e paure del tutto legittime. È altamente probabile che Goya abbia attentamente riflettuto sulle incertezze del futuro, compenetrando i suoi tormenti con quelli dei malati abbandonati a se stessi nelle cliniche. Gli zii di Goya, inoltre, erano già stati in quella clinica. Il pittore stesso, con molta probabilità, aveva fatto visite specialistiche. Il dato oggettivo è che critiche e denuncia sociale si basano su dati reali, verificati e sperimentati in prima persona. Francisco Goya stava affrontando un terribile esaurimento nervoso. La serie delle follie nacque proprio per riflettere sulla sua insicurezza, l'ansia e la paura che anche lui potesse prima o poi impazzire. Non a caso, l'artista scrisse che le opere servivano proprio ad occupare la sua immaginazione, tormentata dalla sofferenza. La serie, infatti, consisteva in lavori che non trovavano normalmente posto nelle opere commissionate. Il tema era piuttosto in voga tra gli intellettuali dell'epoca. La riforma delle cliniche psichiatriche e la condanna dei metodi violenti erano tematiche ricorrenti anche negli scritti di Voltaire. Il dato oggettivo è che le cliniche rappresentavano l'equivalente di discariche, nelle quali il paziente veniva buttato via come un rifiuto, senza alcun tentativo di scoprire, classificare o curare la natura della sua malattia. I pazienti combattono come primitivi. Alcuni sorridono inebetiti, con lo sguardo perso nel vuoto, altri ancora si chiudono in se stessi nella loro disperazione, quasi accarezzarla per renderla più lieve. Tutti loro, immersi in un'opprimente luce verdognola e grigiastra, sorvegliati da un uomo mentalmente e spiritualmente lontano da loro. L'opera di Goya diviene così una visione orribile e immaginaria di solitudine, paura e alienazione sociale. La casa dei matti, quadro noto anche con il titolo de Il manicomio, rappresenta uno sviluppo cronologicamente successivo, una sconcertante e cupa visione della tragedia umana, ancora più caotica e sofferta. Se avete già seguito altri video di questa serie, conoscerete già la collocazione e l'importanza di Goya nella storia dell'arte. Il pittore fu un preromantico in anticipo su autori geniali come Géricault e Delacroix. Proprio il primo sviluppò il tema della follia e dell'irrazionalità nel quadro La Loca. In una scena che si sviluppa orizzontalmente, Goya costruisce gli archi di un grande interno architettonico, illuminato soltanto dalla finestra in alto con le sbarre, che ci ricorda la negazione della libertà individuale. La luce naturale del sole svela gli archi ed evidenzia alcuni personaggi e la pavimentazione, aumentando il coinvolgimento dell'osservatore. Nonostante la penombra, le piume evidenziano il selvaggio personaggio collocato sotto la finestra. Questo personaggio ci riporta alla mente il personaggio di Capo Bromden, paziente nativo americano nel capolavoro cinematografico Qualcuno volò sul nido del cuculo. Le affinità tra romanzo, film e quadro sono evidenti. Il manicomio è un dipinto certamente pretenzioso che mira a denunciare e far riflettere sul senso più profondo di umanità. Chi si preoccupa di queste persone? Proprio nessuno. Il senso di disagio, abbandono, di sporco, di lacerazioni delle vesti dell'animo arriva dritto all'osservatore. La malattia allora risiede fuori, nella società. Il matto è soltanto una vittima ulteriore, un emarginato che possiede una diversa percezione della realtà. Certamente è pienamente consapevole della contraddizione e di quella sofferenza che ha finito per vincerlo. Vi ricordiamo che qui nel canale trovate anche l'analisi completa del capolavoro Un matto, musicato da Fabrizio De André, Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani. In descrizione trovate tutti i link. Si tratta di uno dei grandi capolavori del cantautorato italiano. Mi raccomando, non perdetevelo. Nel dipinto in analisi, Goya, volutamente, esaspera e oggettivizza comportamenti e situazioni, non soltanto per renderci partecipi del disagio vissuto dai protagonisti, ma anche per farci immedesimare nei controllori che effettuano le loro mansioni senza alcuna umanità. Vediamo attraverso i loro occhi, quelli del volgo, ma così facendo possiamo accedere soltanto alla forma esteriore, alla superficie. Vedremo soltanto esseri strampalati, folli da internare, deridere, compatire,
ignorando che oltre il comportamento vi è un pensiero, un'emozione, ignorando, riprendendo il grande Fabrizio De André, quell'essere umano che è il mondo nel cuore. Se hai apprezzato il video, ricordati di condividerlo, lasciare un like e di iscriverti al canale per supportare questi contenuti gratuiti. È anche grazie a te che è possibile realizzarli. Grazie per la visione.